Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus. Sono 152 nuovi casi Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 7.067 tamponi molecolari. Si tratta del dato più alto di test mai processati in un solo giorno. È risultato positivo il 2,15% dei campioni analizzati. Scendono ancora i ricoveri che passano dai 93 di ieri ai 91 di oggi. Si registra un decesso recente. Si tratta di una donna di 46 anni del Pescarese, la cui morte però risale ai giorni scorsi ed è stata comunicata solo oggi dalla ASL. Il bilancio delle vittime così si aggiorna e sale a quota 2.531. I nuovi positivi hanno età compresa fra gli 1 e i 104 anni. Gli attualmente positivi sono 2.264, in crescita più 33. 86 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, in area medica, 5 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 200, scusate, 2173 più 35 sono in isolamento domiciliare. Tanti guariti nelle ultime ore, sono 118 e fanno salire il totale a 74.522. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso parliamo delle morti bianche. Pubblicato il rapporto Vega proprio sulle morti sul lavoro, in base al quale l'Abruzzo si trova in zona rossa, classificandosi tra le regioni peggiori d'Italia. Nei primi 7 mesi del 2021 in Abruzzo le vittime sono state 25. Sentiamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Lavorare in sicurezza, spostarsi in sicurezza, ripartire in sicurezza. Sicurezza è la parola di cui maggiormente ci siamo riempiti la bocca nel corso dell'ultimo anno. Il riferimento è alle misure anticontagio, ma c'è un virus, si fa per dire, contro cui mascherine e disinfettante risultano inutili e che nei primi 7 mesi del 2021 in Italia ha già causato 543 vittime. Si tratta di morti bianche, ovvero morti sul lavoro, o forse sarebbe più corretto dire morti di lavoro, come Luana Dorazio, la 22enne morta lo scorso 3 maggio, stritolata in una fabbrica tessile toscana da un macchinario che secondo gli inquirenti era stato manomesso per aumentare la produttività. E l'Abruzzo non è scevro da questi episodi. La nostra regione è tra quelle dove in percentuale accadono più infortuni mortali. È quanto emerso dal rapporto pubblicato in questi giorni dell'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, basato su dati INAIL e Istat e su quanto comunicato da mass media, istituzioni e associazioni, prendendo in considerazione il periodo tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2021. Così come per le restrizioni anti-Covid, il rapporto suddivide la penisola per colori e l'Abruzzo si trova in zona rossa. Un passo indietro rispetto allo scorso anno, quando risultava invece in zona arancione. In confronto allo stesso periodo del 2020, dove le morti bianche in Italia sono state 603, quest'anno il numero è diminuito del 10%. Bisogna tener presente però che nel 2020, soprattutto nel periodo considerato, per molti mesi le attività produttive sono rimaste chiuse causa lockdown e la maggior parte dei lavoratori era rimasta a casa. In Abruzzo, nei primi 7 mesi di quest'anno, i morti sul lavoro sono stati 25. Rapportando il numero delle vittime a quello degli occupati, la nostra regione è seconda in questa terribile classifica, dietro al solo Molise, con un'incidenza di oltre 51 infortuni mortali ogni milione di occupati, il 25% in più rispetto alla media nazionale. A morire in rapporto al numero degli occupati sono soprattutto i lavoratori più anziani, quelli con età superiore ai 65 anni, ma una fetta consistente di vittime ha tra i 15 e i 24 anni. In termini assoluti, invece, la maggior parte dei morti aveva tra i 45 e i 64 anni. In base al rapporto, il 42,5% di infortuni mortali sono avvenuti in settori lavorativi non determinati, ma subito dopo il settore in cui si muore di più è quello delle costruzioni, con l'11,8% dei casi. Seguono quello delle attività manifatturiere e quello del trasporto e del magazzinaggio. Torna in primo piano la vicenda delle discariche di Bussi, notificate da parte dei carabinieri forestali di Pescara. Alcune
cartelle di avviso di accertamento di atti irripetibili nei confronti di 4 indagati dell'inchiesta coordinata dal procuratore Anna Rita Mantini e dai sostituti Anna Benigni e Luca Sciarretta sulla maxi discarica dei veleni di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara, scoperta, lo ricorderete, nel 2007 proprio dai forestali. La notifica riguarda il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, e i vertici di Edison e Solvay. Gli accertamenti irripetibili invece riguardano le discariche denominate 2A e 2B. Il 14 di settembre partiranno dei prelievi delle acque di falda. Ad occuparsene saranno i forestali assieme all'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale. Lo scopo è verificare se dalle discariche, dopo le opere di messa in sicurezza in emergenza, fuoriescano ancora sostanze inquinanti. E un grave incendio ha distrutto completamente il rifugio ristorante Fonte Vetica, Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso. Al momento dell'incendio il ristorante era chiuso, l'allarme è stato lanciato da alcuni ospiti attorno alla mezzanotte che erano nella struttura ricettiva al di sopra del ristorante, che ha preso fuoco. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme ed evitare che si propagassero al vicino bosco. Non è esclusa la causa dolosa, le fiamme sarebbero partite dalla cucina e poi si sarebbero propagate velocemente altrove. L'edificio, interamente in legno, era stato recentemente ampliato e ristrutturato. Il rifugio Fonte Vetica, assieme ai vicini Mucciante e Giuliani, era molto frequentato da avventori e turisti provenienti dall'Italia e dall'estero. L'incendio del rifugio è un colpo durissimo, ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, per gli imprenditori che lo gestivano in primis, ai quali il primo cittadino esprime la massima solidarietà, ma anche per il tessuto economico dell'intero territorio. L'auspicio è che l'area possa tornare ad ospitare, dice Biondi, un punto di riferimento importante per turisti ed escursionisti. Proseguiamo adesso con la politica, ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi. Accorciare le distanze con L'Aquila, Roma e Bruxelles, così da ottenere il massimo per la città di Roseto. Questo è uno dei punti cardine della campagna elettorale di Tommaso Ginoble, che si candida a sindaco per il comune. L'ex deputato ed assessore regionale sarà alla guida di una lista civica, rinunciando di fatto al simbolo di Italia Viva. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Adesso c'è anche l'ufficialità, Tommaso Ginoble punta alla carica di sindaco di Roseto degli Abruzzi. Sì, due mesi fa lo annunciai con una lettera, mi sono accorto di aver suscitato molta sorpresa, per me è una cosa normale, tanti miei colleghi alla fine della loro vita politica, dopo aver assunto tanti ruoli importanti, decidono di mettersi a servizio della propria comunità ed è quello che io ho intenzione di fare. Dissi che mi sarei candidato, accompagnato da 4 liste, e 4 sono quelle che mi accompagneranno. Anche questa è la prima dimostrazione di serietà. Spero che sia una sfida sui progetti, sulle proposte, sulla capacità di mostrare il proprio attaccamento alla propria città. Mi accorgo che qualcuno sta esagerando in una serie, insomma, di mancanza di rispetto. Spero che questo non continui, ma io ho le spalle abbastanza larghe, continuerò a mantenere questo profilo, come devo dire, istituzionale e rispettoso soprattutto dei rosetani. Spero che qualcuno non esageri. La prima cosa è la mobilità in questa cittadina. Negli ultimi anni si è dimenticato che si stava passando da una cittadina marinara ad una città vera e propria, ed oggi queste disattenzioni si stanno mostrando in tutta la loro complessità, partendo dai parcheggi, dalla mobilità, dal traffico. Noi dobbiamo fare una città moderna che abbia silos per i parcheggi, che abbia una mobilità incentrata anche su qualche alternativa, partendo dalle piste ciclabili, che non devono essere solamente quelle al mare, un po' turistiche, ma una pista ciclabile che veramente attraversi tutta la città e che diventa sinonimo di diversità. E sarò pronto con chiunque, se nel caso in cui i rosetani dovessero darmi il consenso, per confrontarmi al secondo turno, a sfidare colui
che occuperà quel ruolo. Quindi è già proiettato al ballottaggio? A mio giudizio il numero delle liste non può che pensare realisticamente a questo, insomma ci si conosce tutti, ci saranno centinaia di candidati, è importante anche rispetto al ballottaggio occupare la prima posizione in maniera anche robusta rispetto al secondo, anche quello è il segnale del risultato al secondo turno. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di scuola, siamo in prossimità infatti della riapertura delle scuole, dell'inizio delle lezioni che per l'Abruzzo è fissato al 13 di settembre. Il sindaco di Teramo e presidente dell'ANCI Abruzzo Gian Guido D'Alberto ha partecipato ieri ad una riunione proprio in vista della riapertura degli istituti scolastici, tra le tante proposte quella di completare la vaccinazione per il personale scolastico. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Sindaco, nelle scorse ore si è tenuto un tavolo regionale sulla scuola, il punto principale è ancora stabilire, insomma, la questione dei trasporti. C'è un punto fermo dal quale dobbiamo partire, dobbiamo garantire non solo l'avvio ma anche la continuità dell'attività didattica, scolastica in presenza e in sicurezza. Non possiamo correre il rischio di commettere gli errori degli scorsi anni, nei quali ci siamo preoccupati più dell'inizio dell'anno scolastico e poco della garanzia di continuità. Ecco perché ieri abbiamo ribadito la necessità intanto di completare la vaccinazione per il personale scolastico, tutto, docente e non docente e di tutta la comunità scolastica. I numeri che sono stati dati sono numeri decisamente confortanti, parliamo dell'89% del personale già vaccinato, che ha completato il ciclo vaccinale, dobbiamo però arrivare al 100% o comunque avvicinarci quanto più possibile al totale. Ecco perché questa azione di sensibilizzazione, il richiamo al senso di responsabilità deve continuare da parte di tutte le istituzioni. C'è il tema dei protocolli che non sono ancora stati adeguati, abbiamo ancora una situazione di protocolli aggiornati allo scorso anno, devono essere assolutamente rivisti. Noi a Teramo con la circolare ASL abbiamo avuto l'anno scorso la possibilità di gestire meglio di altri territori la circolare ASL e il Comitato Ristretto dei Sindaci l'emergenza pandemica all'interno delle scuole, ma deve essere approvato a livello regionale un protocollo nuovo aggiornato, e poi la questione dei tamponi o comunque dello screening, che non può essere fatto una tantum. Non possiamo dopo due anni riabitarci sulla questione degli screening di massa che fotografano semplicemente la situazione. Abbiamo bisogno di un piano che consenta un monitoraggio costante. Ecco perché siamo in attesa, sulla base del decreto 111 del piano nazionale, sulla base del quale poi devono essere sviluppati i piani territoriali. Resta, come diceva lei, il tema dei trasporti. Si riparte in presenza al 100%, quindi c'è bisogno, e si sta lavorando in questo senso anche con i concessionari, con i soggetti gestori, oltre che con la Regione Abruzzo, per avere un potenziamento ovviamente dei mezzi messi a disposizione, ma la questione su cui non si è ancora trovata la quadra è quella relativa ai controlli a terra, ai controlli appunto sui mezzi. Andiamo a Pescara, dove si lavora per l'inizio dell'anno scolastico. Il vice sindaco ed assessore alla pubblica istruzione Santilli fa il punto della situazione al microfono di Paolo Renzetti. Nessuna apertura posticipata al 20 settembre. A Pescara la prima campanella suonerà il 13 secondo calendario. A confermarlo è il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Noi come scuole, per quel che riguarda dalla primaria alla scuola media, siamo prontissimi. Il 13 partiranno le scuole anche le superiori, ma anche noi siamo prontissimi. Il giorno 20 addirittura noi, mi sono già messo d'accordo questa mattina con la Serenissima, partiremo anche con la mensa per i bambini. Quanto riguarda le vaccinazioni, proseguono a buon ritmo soprattutto dei ragazzi, degli studenti e anche del personale scolastico? Anche questo ho delle ultime notizie, praticamente come personale siamo arrivati quasi al 95% di vaccinazione, quindi sono in pochi che sono rimasti che devono ancora andare a fare il vaccino. Risolto questa mattina anche il problema del trasporto da San Silvestro degli studenti della scuola Benedetto Croce. Voi sapete tutti che la scuola Benedetto Croce è stata chiusa e quindi andremo in altre quattro portazioni. Nostra Signora,
Antonelli, via Rubicone e via Scarfoglio la scuola primaria Pineta. Abbiamo trovato un'ottima soluzione, quindi i genitori possono stare tranquilli, i ragazzi partiranno da San Silvestro presumibilmente alle 7:20 e arriveranno a scuola regolarmente alle ore 8 per entrare alla prima ora. Andiamo a Chieti, dove sono iniziati i lavori per realizzare la pista ciclabile allo Scalo, un passo avanti verso la mobilità sostenibile del capoluogo teatino. Vediamo. Assessore, sono iniziati i lavori per la pista ciclabile a Chieti Scalo, una bella notizia per tutti gli appassionati delle due ruote. Sì, ieri abbiamo iniziato finalmente questa nuova opera che andrà a collegare due importantissime parti della città, cioè via Pescara, l'università soprattutto, con la parte dello stadio Angelini, dove si prevederà una pista ciclopedonale di 3,5 km, dove finalmente con questo nuovo modo di operare per quanto riguarda la mobilità dolce daremo l'opportunità di abbassare l'utilizzo delle auto e incentivare l'uso delle biciclette anche dei monopattini. Quindi questa opera sta procedendo, speriamo che si vengano rispettati i tempi, così finalmente ci sarà questo nuovo modo di incentivare la mobilità dolce e proseguiamo per quanto riguarda tutti gli altri appalti che riguardano sviluppo urbano sostenibile. Si parlava appunto di tempi, quanto è prevista la conclusione dei lavori e il costo di quest'opera? I tempi di lavoro da contratto sono 270 giorni, vediamo se riusciamo a fare tutto nei tempi prefissati dai contratti e così tutti i cittadini potranno usufruire di questa importante pista ciclopedonale. Costo dell'opera? Costo dell'opera sono 222.000 euro per quanto riguarda i lavori appaltati. Voltiamo pagina. Ieri sera a Teramo si è svolto l'evento Note su Ali di Farfalla, organizzato dall'Associazione Culturale Federica e Serena, nata per mantenere vivo il ricordo delle studentesse di medicina vittime del terremoto del 2009. Presenti sul palco, presso lo spazio all'aperto Area Concerti lungo fiume Vezzola, Alessandro Preziosi e il cantautore abruzzese Setac. Vediamo il servizio. E siamo arrivati all'11ª edizione di Note su Ali di Farfalla, e la notte dedicata a Federica e Serena, ma direi non solo, a tutte le altre persone che sono rimaste vittime appunto quel 6 aprile del 2009. Siamo molto felici comunque di organizzare questa serata, perché per noi è un modo anche di continuare i loro propositi, che erano quelli appunto della solidarietà e dell'altruismo. Lo facciamo infatti donando delle attrezzature per la cucina della mensa Multa Paucis di Teramo. Quell'evento, penso un po' come a tutti noi, ci ha cambiato totalmente la vita. Io insomma, oltre ad essere stato coinvolto, nel senso che ho perso un sacco di persone care, un sacco di amici purtroppo. Il mio paese è stato veramente direttamente colpito, perché sai, un sacco di persone dipende, ma l'università all'Aquila, quindi ecco, l'abbiamo sentito veramente in prima persona. Quindi quando Matteo mi ha chiamato, l'organizzazione mi ha avvertito di questa cosa, io subito, senza proprio battere ciglio, ho accettato con grandissimo entusiasmo. E la cosa bella è stata vedere tutti i ragazzi della Benda. Io sarei dovuto venire da solo, invece tutti i ragazzi della Benda hanno voluto fortemente partecipare, e questo è stato bellissimo. Queste manifestazioni dovrebbero essere fatte tutti i giorni dell'anno, non ricorrere, anzi saltare proprio il giorno della memoria, per ricordare che ogni giorno dell'anno è un giorno al quale possiamo riservare qualche minuto, qualche frangente all'interno degli orari di lavoro, degli orari scolastici, all'interno dei giornali, no? Avere sempre, stare sempre sul pezzo della memoria. Ecco, molto spesso si dice stare sul pezzo di tante cose che onestamente mi sembra abbastanza superflue e non necessarie. Invece la memoria serve più che altro a mantenere vigile la nostra attenzione sulla precarietà della nostra vita, sulla scomparsa di vite così giovani, ma soprattutto sul fatto che la memoria è fatta di congiunzione tra le persone, cioè è fatta di chi incoraggia l'un l'altro, non soltanto quando si è in
vita, ma anche quando quell'altra metà non lo è più. Torniamo a Chieti per un progetto sperimentale che tenta di risolvere attraverso l'utilizzo di falchi e poiane il problema della presenza dei piccioni nelle zone più frequentate della città. Da quando ci siamo insediati abbiamo cercato di immaginare insieme alla ditta appaltatrice, quindi insieme a Formula Ambiente, una soluzione per quella che è la presenza dei piccioni che, come sapete, oltre al guano che è fortemente sporcante, fortemente anche acido e quindi sapete lo vediamo tutti i giorni, è anche pericoloso da un punto di vista igienico-sanitario, abbiamo cercato di immaginare insieme un sistema per tenere, per calmierare un pochino la presenza dei piccioni in città. Anche perché in questi giorni di caldo sono aumentati tantissimo perché si sono avvicinati alle fontane, ai luoghi dove c'è più acqua diciamo, in cui dissetarsi e quindi insieme a loro si sono fatti diciamo, promotori di questa iniziativa della falconeria, quindi ci sarà questo falco, è un metodo già utilizzato in altri luoghi italiani, in altre città ma soprattutto anche negli aeroporti, mi ricordo tanto tempo fa si parlò dell'aeroporto di Firenze, gli aeroporti di Milano e quindi oggi lanciamo questa iniziativa, lanciamo anche non solo metaforicamente ma ci sarà la prima partenza del falco, nei prossimi giorni il falco sorvolerà la città e man mano speriamo di arrivare al risultato sperato. Inizialmente ci sarà un gruppo di 5-6 rapaci tra falchetti e poiane che saranno lasciati liberi lungo Corso Marruccino e le zone limitrofe per con il loro grido spaventare i piccioni e noi ci aspettiamo che nel giro di qualche settimana la colonia che risiede sotto questi portici si sposti altrove. Un progetto che partirà proprio oggi riguarderà inizialmente il centro di Chieti e poi vi sposterete anche più in periferia? Il progetto parte oggi, è in via sperimentale fino a dicembre, riguarderà in questa prima fase solo Corso Marruccino, le zone centrali, proprio centrali da Piazza Trento e Trieste fino al Pozzo, alla Fontana e dopo nella prossima stagione, primavera, vedremo di valutare di fare Santa Maria, Porta Pescara, insomma i quartieri limitrofi, perché dobbiamo seguire la colonia e vedere dove si va ad appollaiare, dove si sposta. Siamo così arrivati allo sport, partiamo dalla Serie C e dal Pescara, vicino alla prima marcatura con l'Ancona Matelica, il centravanti Franco Ferrari non teme la grande concorrenza nel pacchetto avanzato del Delfino e spera di rompere subito il digiuno già sabato pomeriggio contro la Carrarese. Sentiamo. Franco Ferrari, allora è arrivata la prima vittoria di campionato, si pensa già alla gara di Carrara, subito un'importante verifica per il Pescara. Sì, ti dico, siamo contenti perché quel mesetto e mezzo che abbiamo lavorato, in campo si è visto quello che stavamo preparando, ci manca ancora tanto ma abbiamo fatto penso una bella figura come prima partita. No? Sei arrivato molto vicino al primo gol in maglia bianca-azzurra alla prima giornata di campionato. Lo so, purtroppo mi hanno appena respinto, toccato dietro, però speriamo che arriva presto, no? Sarà una cosa bella. Si è chiuso il mercato e sono arrivati altri attaccanti, ora c'è grande concorrenza nel reparto avanzato, siete preoccupati voi che sareste tra virgolette i titolari di questa squadra? No, dico, è bello quando c'è la concorrenza perché penso che si è visto anche nella partita che quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato la stessa voglia di quelli che erano in campo, dico una cosa bella, meglio per noi perché sono tanti giocatori e così forti, è una cosa bella, no? C'è tanti ricambi. 3-4-3, questo è il modulo di Auteri, come ti trovi con questo modulo? No, bene, bene, molto bene, mi piace giocare così, belli attaccanti, diciamo, belli pressando alto, quindi dico una cosa bella, mi piace questa mentalità. Nelle gerarchie di mercato Franco Ferrari è la punta titolare del Pescara? No, quello sta a dirlo al mister, io ti dico se mi tocca giocare a titolare come entrare come l'altro giorno penso che ci metto sempre la disposizione e la stessa voglia da entrambi le parti, non so se si dice così. Torniamo al campionato, questa gara con la Carrarese, una gara assolutamente da non sottovalutare, Carrarese che non è più la squadra delle passate stagioni ma che è sempre formazione ostica. No, certo, certo, poi c'hanno sempre quella formazione che anche come dice lei cambiano giocatori ma c'hanno quella mentalità, quindi dobbiamo fare un'altra gara diciamo importante così continuiamo con questo piede giusto. Dal mercato è uscito un Pescara
nomi alla mano, ulteriormente rinforzato, questo vi responsabilizza ancora di più? L'obiettivo deve essere quello di provare a vincere questo campionato. È normale, sappiamo in che piazza siamo, è una piazza importantissima, quindi sappiamo il nostro dovere e cosa dobbiamo fare. Speriamo che concludere come ha detto lei, no? A proposito della piazza, come ti trovi a Pescara, che città hai trovato? Molto molto bene, io quando c'è il mare, anche conoscevo già la piazza da tanto, i miei amici pure in Argentina la conoscevano di qua, però ti dico molto contento per la piazza, per la città anche, molto bella. Sei sudamericano, arrivi in un ambiente molto caldo, dove c'è da trascinare questa tifoseria di nuovo allo Stadio Adriatico? Speriamo di dare quella carica in più, anche perché come si dice sempre, se lo stadio è pieno è una cosa, diciamo, un giocatore in più per i giocatori, no? Anche quando scendi in campo vedi la gente che ti spinge, anche quando perdi o le cose vanno male, è una cosa in più per i ragazzi, diciamo. Franco Ferrari, soprannome Loco, come mai questo soprannome? Ve lo chiedono in tanti. Non so come risponderti, lo vedrete piano piano, come dico sempre. Ormai i ragazzi già mi conoscono, ma sono più tranquillo degli anni prima, per fortuna. Prenoti il primo gol a Carrara? Speriamo, ti dico. Magari, se fosse per me ti direi di sì, però speriamo, sarebbe una bella cosa. Casateramo, domenica torna in campo il Diavolo, che nel primo turno interno ospita il Siena di Alberto Gilardino. Il vice allenatore biancorosso Andrea Cupi analizza quello che è andato sabato sera a Chiavari e quello che va migliorato durante la stagione. Sentiamo. Abbiamo riscontrato una partita fatta a grandi livelli contro una squadra nettamente sulla carta più forte, con altri obiettivi rispetto a noi. Sentiamo carichi positivi per quello che abbiamo visto, di continuare sicuramente su tutto quello che abbiamo fatto di buono in campo domenica e sabato sera, per cui molte cose positive. Ci sono anche degli aspetti negativi dove andremo a valutare durante la settimana, ma la reazione sicuramente ci deve essere, ma come c'è stata anche dopo il primo gol di sabato, ecco, cioè questi ragazzi, è un gruppo di ragazzi veramente bello da allenare, perché gli si legge in faccia che non amano la sconfitta, per cui su questo discorso qui non ci preoccupa, la reazione ci sarà sicuramente. Quando esci da una sconfitta ci sono anche gli aspetti negativi, ora valutiamo, abbiamo rivisto la partita, per cui la stiamo analizzando e oggi facciamo vedere anche gli aspetti sicuramente molti positivi e anche quei negativi, dove sicuramente il secondo gol qualcosa c'è da rivedere su dei calci piazzati, ecco, ma questi sono aspetti negativi dove sicuramente si possono migliorare velocemente. Teramo è una piazza molto allettante, già l'anno scorso affrontarla ci è sempre piaciuta come piazza, e poi è una piazza può essere anche ambiziosa, perché ha una struttura che in Serie C ce ne sono veramente, veramente poche. Faccio fatica a ricordarmi degli stadi così, così belli e così organizzati, per cui ci sono tutte le possibilità per far bene in una piazza che, come ripeto, secondo me può diventare importante. È chiaro che con un progetto nuovo ci vorrà del tempo per portare avanti questo lavoro. Lasciamo il calcio, adesso il volley. Il centrale Alberto Elia è uno degli innesti di maggiore esperienza della Moa Concept Ortona. Reduce da una stagione in A3, Elia vanta numerosi campionati in A1 e in A2 e ha deciso di rimettersi in gioco, in discussione con la squadra di Lanci. Lo andiamo ad ascoltare nel servizio di Sergio Zappalorto.
Alberto Elia torna dalla Trema, risale in A2, dal Galatina all'Impavida, ma tanta storia passata tra 1 a 2 e tanta tanta qualità. Alberto, piccolino, 2,05, soltanto potevi crescere un po' di più. Venire Ortona all'età di 36, giusto? 36. 36, che cosa vuol dire per te? Cioè ricominciare un'altra storia? 36 anni, freschi freschi, ti ringrazio, mi fai sentire un po' vecchio, però effettivamente... Vuol dire a me. Sono arrivato a un punto di bilanci e quindi a questa età ogni scelta è chiaramente ben ponderata, e come quella di decidere di tornare in un campionato duro, competitivo come l'A2, in una piazza storica come Ortona, quindi sicuramente questo connubio non è un caso, è frutto di una mia precisa scelta, volontà, quindi sono determinato qui a dare il mio contributo in termini di esperienza, in termini di fisico, in termini di qualità, insomma tutte le armi che ho a disposizione le voglio mettere sul campo qui a Ortona, e sono curioso di vedere quello che questa squadra potrà realizzare e sono ansioso, insomma, di iniziare. Sono curioso anch'io, anche perché è una squadra completamente nuova, però hanno messo insieme parecchi tasselli di spessore, di qualità, e secondo me potreste fare veramente bene, anche perché il mister Nunzio Lanci è uno collaudatissimo, lo conosciamo bene. Sì, lo penso anch'io, lo pensiamo un po' tutti noi giocatori che abbiamo avuto occasione di parlarci nei due giorni scorsi. Come tutti sanno, ovviamente è chiaro che la squadra è stata costruita in un secondo momento, però sono state fatte delle operazioni secondo me oculate, fatte con un senso, e quindi i valori sulla carta ci sono, come sempre starà a noi poi dimostrare sul campo le nostre qualità e quindi riuscire a unirci, amalgamarci e a dare spettacolo al palazzetto. Il TG6 termina qui, grazie per averci seguito, vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Velo, da parte mia invece l'augurio di una buona serata.